Finanza agevolata, nuove opportunità per le imprese della provincia di Taranto. È stato questo il tema del convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Taranto e dalla Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe. Cos'è la finanza agevolata? A chi si rivolge? Quali sono i principali strumenti? E qual è il ruolo di Mediocredito Centrale? Ne parliamo con il dottor Emanuele Di Palma, presidente di BCC. Sì, questa sera qui in Camera di Commercio si è parlato di finanza agevolata, ringrazio il commissario onorevole Chiarelli per averci dato questa opportunità, si è parlato di tutti gli interventi di carattere nazionale e regionale che in questo momento possano favorire la ripartenza delle imprese. Finanza agevolata, fondamentalmente abbiamo parlato di titolo secondo, quindi attività di agevolazione nei confronti delle imprese nel campo del turismo, nel campo dell'accoglienza in generale. Abbiamo visto quante migliaia di pratiche si siano fatte negli ultimi mesi proprio per venire incontro ad attività imprenditoriali che avevano subito una battuta di arresto nel momento più cruciale del Covid. Ne abbiamo parlato da un punto di vista pratico, abbiamo detto come la nostra banca abbia messo a disposizione degli imprenditori una struttura apposita, una task force di 15 persone che si occupa di consulenza alle imprese, quindi non soltanto fornire i mezzi finanziari utilizzando le leggi attualmente in essere, ma addirittura fare consulenza, comprendere quali sono le esigenze delle aziende insieme con gli imprenditori e quindi avviare insieme un percorso di crescita, un percorso di sviluppo. Una giornata molto interessante che ripeteremo perché non la smetteremo mai di dirlo, informare, dare cultura finanziaria sicuramente aiuta insieme con il denaro allo sviluppo del territorio. E ascoltiamo ora l'onorevole Gianfranco Chiarelli, commissario della Camera di Commercio di Taranto. Sì, diciamo che lo scopo principale della Camera di Commercio è quello di sostegno alle imprese, aiuto e la casa delle imprese, per cui abbiamo ritenuto con la partnership della Banca di Credito di San Marzano, noto istituto bancario presieduta dal bravo Presidente De Palma, quella di fare un ciclo di incontri affinché si porti a conoscenza proprio tutte le imprese del territorio, in particolare quali sono o quali possono essere gli strumenti che possano consentire diciamo, non solo un riavvio o una ripresa rispetto all'attività imprenditoriale, ma anche attraverso tutti coloro che iniziano o che hanno idea di iniziare delle nuove attività imprenditoriali. Per cui, siccome i fondi possono essere regionali, nazionali, oggi abbiamo anche sentito dagli illustri relatori le garanzie del Mediocredito, per cui non si tratta solo di fondo perduto ma anche di finanziamenti garantiti, per cui è necessario conoscere qual è la prassi meno burocratica che consente alle imprese, soprattutto nel nostro territorio, di poter avviare. Ecco perché la Camera di Commercio è, ripeto, a fianco delle imprese, a sostegno delle imprese, e questo è uno dei primi incontri che consentirà loro di avere una visione più particolare, più adeguata alle loro esigenze attraverso appunto questi convegni o questi incontri.